Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Oggi ho deciso di cambiare il colore, sono appena svegliata come vedete. E ho detto, prima di cominciare a fare le pulizie di casa, a sistemarmi le cose perché oggi è il mio giorno di riposo, ho detto, prima vi faccio vedere il cambio di look perché basta, ho abbastanza ricrescita e il crazy color oramai non mi prende il colore. L'ultima volta che l'ho messo mi è uscito di questa tonalità. E basta, oramai il rosso non me lo prende più. Ovviamente io ho fatto il colore l'ultima volta 2 anni fa e quindi l'ho mantenuto per 2 anni, è più che sufficiente direi. Quindi vado a fare il colore. Ci siamo trasferiti in bagno, adesso prima di cominciare vado a lavarmi i capelli. Eccoci, dopo che ho lavato i capelli vado a miscelare il colore. E adesso andiamo a pettinare i capelli e soprattutto dividerli. Adesso che ho applicato il colore e ovviamente macchiato mezzo bagno, adesso vado a mettermi la mia maschera del viso e pulire casa. Dopo quasi 40 minuti, questo qua è il risultato. Mi sembrano abbastanza rossi, mi piacciono e adesso vado a lavarli. Dopo questo cambio di look, trucco e parrucco, adesso andiamo a pettinare i capelli, vediamo il risultato. Sembrano un po' scuri, però vedremo quando si asciugano. Vado a utilizzare la crema di Garnier per capelli ricci, che la applico su tutti i capelli. E dopodiché andiamo a pettinare. Questa volta faccio una pettinatura, anzi una preparazione per i capelli super rapida perché ho da fare e quindi non riesco. E quindi vado a dividere a tre i capelli, applicando il balsamo, ovviamente la crema, pettinandoli, ovviamente con il bordo così viene il riccio più definito.
voilà, questo qua è il risultato. I capelli si sono asciugati all'aria perché c'era tanto vento, mi sono usciti abbastanza bene, non l'ho asciugati col phon. Allora, il risultato un pochettino scuro, perché la scatola, il colore era 660, rosso, dava che veniva il rosso sul biondo, sul castano e sui capelli scuri. Si è arrivato abbastanza rosso sulle punta, ma la radice non tanto. Comunque, vi lascerò la foto domani mattina, perché è sera adesso, domani mattina faccio la foto e la pubblico su Instagram, così vedete il colore sotto il sole, ok? Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi piace questo video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per i prossimi video e lasciatemi un commento. Mi raccomando, ditemi se mi stanno bene o torno rossa, non lo so. Per il momento me li tengo. Dai! Non sono male, dai, non lo so, fatemi sapere, bella gente, alla prossima, ciao a tutti!